Ciao a tutte! Oggi finalmente è arrivato il momento di fare un nuovo video haul. Vi faccio vedere un po' le cosine che ho preso ultimamente. Vi anticipo che sarà un mega video haul per quanto riguarda alcuni smalti di Essie. Quindi inizio prima dalle cose, diciamo, minori o comunque più piccoline, e poi vi faccio vedere tutti gli smalti di Essie che ho preso. Allora, la prima cosa che voglio farvi vedere sono questi due burro Kekai di EOS. Non li ho ancora aperti, mi sono arrivati proprio ieri freschi freschi, quindi li apro insieme a voi. Allora, vediamo un po'. Vanno tantissimo ultimamente, quindi ho detto, vabbè, li prendo anch'io, voglio provarli. Allora, sono comodi, eh? Sembrano essere molto comodi. Ovviamente. Ok, allora, eccolo qua. Io ne ho presi due. A un prezzo conveniente in realtà, infatti se prendevi questi due che sono della stessa linea avevi uno sconto tipo, e ho preso quello rosa e quello azzurro. Quello rosa, che è questo qui, è il coconut milk, quindi latte di cocco, mentre questo azzurro è vanilla mint, quindi vaniglia e menta insieme. Lo apriamo. Esatto, e all'interno. Che buono! Sa proprio di cocco. All'interno il burro cacao è fatto così, a pallina, e si mette, ok? Vi farò sapere come mi trovo, ripeto, è ovunque questo tipo di burro cacao ultimamente, quindi sono molto curiosa di provarlo. Il profumo è molto buono. Questo qui azzurro ce l'ha mia sorella, quindi lo conosco già. È molto buono anche quel particolare più che altro, perché vaniglia e menta magari non è facile trovarlo in giro, quindi non vedo l'ora di provarlo. E poi è carino il packaging, anche da appoggiare, sembra un piccolo ovetto. Quindi carino, grazioso. Poi vi faccio vedere queste altre due maschere di Garnier della linea Hydra Bomb. Allora, la prima sono maschere in tessuto. La prima è idratante calmante, lenitiva, così, rosa. Mentre invece la seconda è verde ed è una super idratante opacizzante però, quindi per le pelli un po' miste come la mia. Dietro ci sono tutte le istruzioni per applicarla. Sono le classiche maschere in tessuto che conoscete di sicuro. Io le ho già prese anche da Sephora, di Tony Moly, insomma, ce ne sono parecchie in giro ultimamente. Queste, allora, bisogna tenerle su 15 minuti e sono della nuova linea, quelle appena uscite. Ce n'è anche una terza, se non sbaglio, che è di un colore diverso. Sono curiosa di provarlo, nel senso che ultimamente mi sto accorgendo che per quanto io abbia la pelle mista, in realtà con questi primi freddi, comunque con il cambio di tempo, fa fatica, ha bisogno di parecchia idratazione. C'è anche il contorno occhi, lo sento che magari tira un po' secco. Quindi insomma, ultimamente mi sto dando parecchio alle maschere, pulizie del viso, creme. Quindi diciamo che è un acquisto acquistato. Vediamo, acquisto acquistato, è un acquisto approvato. Vediamo insomma come sono. Vi farò sapere se sono valide oppure no. Poi cerco di andare un po' veloce perché è veramente abbastanza grande il haul di Essie, quindi non vorrei perdermi via. Poi voglio farvi vedere questi tre smalti che ho preso di L'Oreal, sono della nuova linea dei colori a olio. Allora, quello che ho io è il numero 670 Cobalt Indecent, che è questo azzurrino molto molto carino, un po' scuro, quindi perfetto per questa stagione autunnale. Poi ho preso il 556 Grenat Irriverent, spero si pronuncino giusti, pronuncino così, ed è un color a metà tra melanzana e bordeaux, direi. Molto molto carino anche questo. Questi due non li ho ancora provati. Ho provato questo chiaro, che è il 116 Caffè del Mito, ho messo anche una foto su Instagram un po' di tempo fa, che è praticamente un nude beige. Questo sta su molto bene, cioè è molto delicato, molto anche fa la mano raffinata, non so come dire, elegante. Quindi questo sicuramente approvato. Proverò anche questi due così vi faccio vedere come sono, come mi trovo. Per la durata questo non è stato male, cioè dopo un po' l'ho tolto perché dovevo fare altro sulle unghie, però comunque ha tenuto senza problemi. Come sapete, questo qui appunto questi smalti hanno una nuova formula, quindi sono degli smalti ad olio. E hanno anche una profumazione, cioè una volta che viene steso sulle unghie e si asciuga, rilasciano un profumo.
Sinceramente a me non fa impazzire come profumazione, cioè è molto molto intensa appena viene messo. Quindi niente, è un plus in più, nel senso che gli altri smalti non profumano. Questo profuma però io forse avrei scelto una profumazione leggermente differente perché è molto molto forte. Comunque insomma è questione di gusti chiaramente, quindi alcuni piacciono, ad alcuni non piacciono. Quindi fatemi sapere se voi li avete, se vi piace la profumazione perché secondo me non è il massimo, ecco. Comunque questi. E poi arriviamo di Essie. Allora, sapete che Essie è uscita prima dell'estate con una nuova linea che si chiama Essie Gel Couture, quindi che è una nuova linea di smalti costituita da 28 nuance in totale che sono arrivate in Italia. In realtà in America ce ne sono molte di più. In Italia ne sono arrivate 28, divise in quattro famiglie di colori. E sono gli smalti con il flaconcino girato a spirale. Non so se avete in mente, comunque adesso vi faccio vedere tutti i colori che ho preso, quindi avete modo di farvi un'idea. Il pennellino, anche il pennellino è girato a spirale per richiamare un po' il packaging e perché pare che abbiano fatto uno studio per cui con questa spirale il pennellino rilasci meno prodotto, che magari, non so se anche a voi capita, che mettendo lo smalto da sopra, dalla parte sopra, scenda una gocciolona che poi va a rovinare la nail art. Quindi pare che con questo nuovo packaging in realtà questo non accada. Vi faccio vedere i colori che ho. Allora, mi sono attrezzata in modo che vi faccio vedere bene, divise per le famiglie, tutti i vari colori che ho. Non li ho tutti, ne ho 20 però, quindi insomma 20 su 28 sono parecchi. Allora, della prima famiglia, che è della famiglia Atelier, quindi della tonalità nude sostanzialmente, ho questi tre, li ho già preparati, questi tre che sono, allora il primo è Spoon Me Over, che è un nude beige, molto carino, il secondo è Sue Me, nude più aranciato, e il terzo è Fairy Tailor, nude rosato un po' lattiginoso, molto molto delicato questo. Poi ho, dunque, questi altri tre, sempre di Atelier, quindi sempre sulla linea nude, che sono Stitch by Stitch, rosa, poi Pinned Up, sempre un nude ma più tendente al marroncino, e Take Me to Thread, un taupe delicato, tendente un po' più al grigio, un po' più scuro. Poi sempre di Atelier ne ho altri due che sono Make the Cut, che ha questo bianco un po' sporco con dei riflessi argentati, e il Twill Seeker, che è invece più sul violetto, sempre con dei riflessi un po' particolari, mi sembra un po' verdini. Ok, poi della famiglia First Look. Quindi i colori che appartengono alla famiglia dei pastelli. Ne ho due che sono il Pre-Show Jitters, spero si pronunci sempre così, che è una sorta di avorio, e il Couture Curator, che è invece un rosino un po' più chiaro di quelli di prima, un po' più tendente al pesca. Poi della famiglia invece Fashion Show, in cui ci sono colori un po' più accesi, ho, aspettate che ho disteso sul divano tutti gli smalti bene in ordine in modo da farveli vedere. Allora, Style in Excess, che è un lillino tendente al grigio, difficile da individuare. Poi On the List, che mi piace un sacco, veramente un sacco, ed è un pesca rosino stupendo. E Signature Smile, che è invece un rosa bello bello acceso. Poi, sempre della stessa famiglia, ho Model Citizen, che è più tendente al violetto, e Luxe to Thrill, anche questo molto molto bello, che è proprio il rosa pesca, cioè l'arancione pesca un po' a metà, stupendo, veramente stupendo questo. Questo l'ho provato e sta su veramente, veramente bene, straconsigliato.
allora, di after party, che sono i colori un po' più scuri, quindi ad esempio perfetti per questa stagione autunnale. Allora, drop the gown, che è tipo color lampone, bubbles only, che invece è un bel rosso scuro, e sparkling style, che è un bordeaux scuro, 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 un po' simile a quello di L'Oreal, anche se quello di L'Oreal in realtà va più sul violetto, invece questo di Essie è proprio sul bordeaux. E poi gli ultimi, sempre di questa famiglia, Surrounded by Stars, che è un blu jeans praticamente, perché ci sono anche dei riflessi all'interno, e ancora più scuro, Hang Up the Heels, che è invece un verde scuro, 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 ma proprio scuro, cioè se non si vede da vicino non si capisce che è verde, con dei riflessi anche questo. Ultima cosa che ho è il top coat che ho preso, che ha sempre la boccettina come gli altri, ma il pennellino no, il pennellino invece è liscio, mentre gli altri, vi faccio vedere uno da vicino, giusto perché lo capiate, ha la parte sopra del pennellino tutta a spirale, vedete? Come appunto la boccetta, per i motivi che dicevo prima. Come vedete è un mega mega haul di Essie, nel senso che era da un po' che li puntavo, perché pare che questi siano effetto gel, non abbiano bisogno di lampada e che durino 12 giorni. Le recensioni in giro online sono veramente buone, nel senso che pare che effettivamente durino un sacco. Ovviamente va abbinato il suo top coat, infatti è per quello che ho preso anche il top coat, pur avendone un altro di Essie o avendo altro top coat, perché comunque pare che la combinazione insieme funzioni per 12 giorni. Io, come vi dicevo, ne ho provato uno, quello color pesca, con il suo top coat, ed effettivamente è durato un sacco. Purtroppo non sono riuscita a vedere se durava fino ai 12 giorni perché avevo bisogno di cambiare smalto per fare anche delle registrazioni, quindi non ho avuto modo di tenerlo così tanto. Di sicuro, con 20 colori, di sicuro li proverò, ne proverò altri. Vi farò sapere se effettivamente durano così tanto. Se qualcuno di voi li ha, li ha provati, mi faccia sapere la sua esperienza. Ripeto, è da un po' che li puntavo. In Italia non sono arrivati come in America, quindi abbiamo dovuto aspettare un po'. Non si trovano in tutte le profumerie. Quando li ho trovati, io ho detto ok, devo assolutamente provarli. Poi la boccetta così mi piace un sacco, cioè secondo me è veramente carina, perché dà movimento, rompe un po' la solita boccetta di smalto. E quindi, insomma, sono orgogliosissima di questo acquisto e sono veramente, veramente felice. Quindi, tirando le somme, questo era il mega haul di Essie. Poi ho preso alcuni smalti di L'Oreal, altrettanto nuovi comunque, perché questa linea è praticamente appena uscita in concomitanza a questa di Essie. Due maschere di Garnier della nuova linea che voglio assolutamente provare, e questi burro cacao che, insomma, sono particolari, ecco. Quindi spero che questo video vi piaccia, vi sia piaciuto dell'ultimo shopping che ho fatto. Adesso devo dire che per un po' di smalti sono a posto. Come al solito, pollice in su se vi piace il video, fatemi sapere nei commenti qual è il prodotto che vi piace di più, che magari volete vedere per primo anche provato, quindi la recensione, che cosa ne penso io. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao!